Bentrovati amici bianconeri, un saluto dal vostro BJ. La Moviola, ancora uno scandalo contro la Juventus. Il rigore per il Bologna è inesistente. Ma prima che approfondiamo questo discorso e vi dimostro che il rigore è inesistente doppiamente, amici miei, io come sempre vi invito, iscrivetevi al canale perché è gratis, sostenete me, sostenete il canale, io sono sempre qui per difendere la Juve. Sostenerla, lasciate un like, commentate e attivate la campanellina, così non ci perderemo mai un video e siamo sempre live. Ladies and gentlemen, madame, messie, signore e signori, ma i signori quelli veri, quelli gobbi bianconeri della vecchia signora, rieccoci qui, un giorno sì, un giorno. Allora, nel post partita ho criticato tutta la squadra intera, compresa il mister e la società, perché queste prestazioni sono indegne. Io sono la massima sincerità, ammetto l'evidenza, ma devo anche ammettere che il rigore era inesistente. Capiamo perché questo rigore è inesistente. Punto 1, c'è un fallo di Orsolini e danni di Alessandro. La spinta è evidente. Ora partiamo da un presupposto. L'arbitro fischia il calcio di rigore senza andarla a vederla al VAR, perché il monitor, guarda caso, non funziona. Guarda caso, il monitor contro la Juventus non funziona. Questa qua, se non è una vergogna e uno scandalo, ci manca veramente poco. Comunque si affidano alle immagini nella sala VAR che avvertono l'arbitro che è calcio di rigore. Ma io dico una cosa, perché come è successo in Juventus in Napoli, dopo il gol della Juventus, vanno a scoprire che un minuto prima c'era un fallo di Milik e i danni di Lobotka del Napoli? Ovviamente lì cosa succede? C'è la libera interpretazione dell'arbitro. Se l'arbitro sul campo vede che non è fallo, è giusto dare ragione all'arbitro e dice l'arbitro non ha visto fallo, il VAR non può intervenire. Nel caso di Bologna-Juventus, Orsolini per l'arbitro non fa fallo e allora successivamente fischia un calcio di rigore che poi ci arriveremo che Danilo non tocca l'avversario. Due pesi, due misure. Perché in Juventus in Napoli l'arbitro che vede sul campo che non è fallo, quello di Milik, interviene il VAR segnalandogli che è un fallo, mentre ieri sera in Bologna-Juventus tutto al contrario. Il VAR che deve intervenire, come ha fatto Juventus-Napoli, e comunicargli c'è un fallo di Orsolini e danni di Alessandro, perché la spinta è evidente. Se questo qua non è scandalo, lo ripeto, ci manca poco. Quadrado è imbufalito, lo dice, perché sempre tutto contro di noi? Così diventa difficile vincere sul campo, così diventa impossibile, perché tutto quello che facciamo dentro il campo va buttato in aria. È ovvio che è così. Andiamo avanti. Danilo, il giocatore, non lo tocca perché Orsolini si vede dalle immagini che si butta praticamente 3-4 secondi dopo dall'eventuale tocco di Danilo, che non c'è assolutamente, perché la gamba di Danilo si ferma prima di impattare nelle gambe di Orsolini. Doppio errore. Se un arbitro c'è il monitor rotto e non lo vede, carissimo arbitro, devi interpretare quello che hai visto la prima volta sul campo. E la netta sensazione dell'arbitro era quello di dire a Orsolini: alzati e continua. Invece no. Il VAR interviene, il monitor non funziona magicamente, guarda caso, contro la Juve, e voilà, assegnano un calcio di rigore inesistente. Allora, a prescindere da una cosa, io uso la massima onestà, ma neanche se giocavamo 150 minuti, quella partita la Juve la portava a casa, perché oggi la Juve soffre di un grande, grande, grande problema. Ormai la Juve ha un problema mentale che gliel'ha causato la stessa FIGC. Ci ha tagliato le gambe mentalmente, i giocatori ormai non riescono a giocare con la mente serena e si vede dei gol che sbagliamo sotto porta. Ma noi mettiamo anche il nostro, lo dobbiamo a me, noi anche il nostro lo mettiamo in gran parte, però non si può continuare a giocare uno scandalo dopo l'altro. Juventus-Napoli, gol annullato, regolarissimo, regolarissima Di Maria.
un fallo inesistente, quello di Milik, perché l'arbitro non può intervenire, perché l'arbitro ha visto che non è fallo, il VAR non può intervenire e il VAR interviene. Mentre ieri sera, tutto al contrario, il VAR che deve intervenire poi, perché vi spiego, se voi giocate sporco, continuate a giocare sporco, il VAR non può intervenire, ma almeno ora fallo intervenire per fare la stessa situazione Juventus-Napoli, interviene di all'arbitro, il rigore può essere dubbio, ma vede che c'è fallo di Orsolini su Alessandro. Ora a me mi viene da pensare una cosa, non è che oggi dobbiamo trattare tantissimi argomenti, perché ieri sera già nel video che ho fatto post partita me la sono presa abbastanza con il mister, me la sono presa abbastanza con i giocatori e con la società che sta muta, ma la cosa che mi fa ancora a me più rabbia è che in questi casi la società continua a fare silenzio. Dopo tutti questi errori arbitrali, la società sta ancora muta e fa sfogare soltanto noi tifosi che siamo imbufaliti e arrabbiati da una parte con la squadra che è inesistente, dall'altra parte contro un sistema calcistico che sta affossando la Juventus con errori arbitrali scandalosi, scandalosi, perché fischiare quel rigore ieri sera è stato uno scandalo puro. Questo è uno scandalo alla FIGC, un rigore inesistente, fallo di Alessandro, successivamente assolutamente Danilo non tocca Orsolini. Di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Io sono onesto, quella partita la Juve forse non la vinceva mai, perché oggi la Juve mentalmente non c'è più. Ma questi errori arbitrali stanno contribuendo a distruggere la testa alla nostra Juventus. Questa è la verità. E questo è quello che dobbiamo noi juventini divulgare. Arrabbiarci la sera stessa della partita, che ci sta, ma l'indomani svegliarci con un unico pensiero. Difendere la nostra Juventus, perché la dobbiamo difendere da queste ingiustizie, da questa malvagità che si sta usando contro la nostra Juve, dove ci annullano gol regolarissimi e ci vengono assegnati contro rigori inesistenti. Questa è la pura e santa verità di una vergogna che continua ad andare avanti. Ovviamente dopo i 15 punti che ci sono stati restituiti in attesa ancora di un nuovo giudizio, innanzitutto cosa fanno loro? Intanto facciamogli perdere punti, così mettiamo le mani avanti, che se non gli diamo la penalizzazione, almeno già non solo in Europa, ci stanno riuscendo, perché la Juve con tante ingiustizie sportive ci avete fatto perdere tantissimi punti quest'anno, e non sto qui ad elencarli che non perdo tempo, ma lo ripeto e la chiudo qui, il rigore di Orsolini è inesistente, fino alla fine, forza Juventus, io me ne vaio, ossa benedica a tutti i picciotti, ciao!